Al Palazzo di Giustizia di Parigi si è di nuovo chiuso nel silenzio Salah Abdeslam, l'unico jihadista sopravvissuto agli attacchi che il 13 novembre del 2015 uccisero nella capitale francese 130 persone. Non vuole parlare l'ottavo uomo del comando, il sospetto chiave, quello che aveva noleggiato l'automobile usata nell'attacco al Bataclan, l'unico a non essersi fatto saltare in aria. Salah Abdeslam è alla quarta convocazione davanti ai giudici. Sta esercitando un suo diritto, ci auguriamo che parli in futuro, è stato il commento ai giornalisti di uno dei suoi avvocati, Franck Berton. Nato nel 1989 a Bruxelles da genitori francesi, Abdeslam era stato catturato il 18 marzo nella capitale del Belgio, nel quartiere di Molenbeek, dove era cresciuto. Dal 27 aprile è in isolamento nel carcere di Fleury-Mérogis, una quarantina di chilometri a sud di Parigi, dove è videosorvegliato 24 ore su 24. Oh!